Buongiorno a tutti, oggi creeremo un oggetto del genere, quindi un reticolato esagonale che viene poi, a cui viene data una forma tridimensionale tramite multipipe. In più abbiamo applicato anche il multipipe legato all'altezza del nodo, cioè viene legata la grandezza del nodo alla sua posizione rispetto all'asse Z. Quindi vedete che giocando con questo gradient mapper possiamo ottenere diversi effetti a partire dallo stesso modello. Per realizzarlo creiamo un foglio vuoto, File, New Documents, vado in Launchbox, che è un plugin che utilizzeremo per questo tutorial, Math, crea una superficie torus surface quindi un toro e poi vado ad applicargli una griglia esagonale. Andrò a guidare tramite due slider U e V, a cui do un valore per ora di 10. Disattivo la preview del toro. Benissimo, vado subito a applicare il multipipe. Collego l'output lines all'input curves. E adesso vado a fare un ragionamento sui nodi. I nodi non sono altro che dei punti, quindi per conoscere l'altezza di questi punti devo decostruirli. Deconstruct point. Applico la decostruzione in modo che possa avere le componenti nella direzione Z. Adesso vado a ordinare i punti tramite sort in base alla loro Z. Quindi in K, input di sort, ci vado a mettere le Z dei punti e in A ci vado a mettere i punti stessi. Il risultato avrò i punti ordinati in A rispetto ai valori di Z, quindi rispetto all'altezza rispetto al piano XY. Quindi qui ho i punti point, che è un contenitore di punti che chiamerò punti ordinati rispetto alle Z. E adesso mi vado a creare un range di valori a partire un range di valori che dovrà avere alla fine 122 valori. Per far ciò, prima cosa che è un range, mi chiede il dominio da 0 a 1, che è il dominio di partenza, lo lascio, a me va bene, quindi lo tengo, e in n vado a inserire la lunghezza della lista proveniente da nodes, quindi list length, però siccome so che il range me ne crea sempre uno in più, infatti vediamo che qui abbiamo 122 valori, invece in output da R avremo 122 valori, un valore in più rispetto a quello che ci serve, andiamo a sottrarne uno tramite subtraction, metto un pannello da 1 in modo che so che è una costante e vado a collegare l'output R della subtraction a N di range. Quindi avremo in questo caso 122 valori, quindi perfettamente lo stesso numero dei nodi. E questi valori li andiamo a lavorare con un gradient mapper, un graph mapper, scusate, graph mapper, eccolo qua, a cui vado a dare una funzione qualsiasi, tanto serve solo per farvi vedere come funziona, una conica, e
e vado a mettere un amplificatore che ci servirà ad aumentare questi valori a nostro piacimento. Quindi, siccome l'output è tra 0 e 1, quindi se voglio che i risultati si abbiano valori come risultati abbiano valori più alti, bisogna moltiplicarli successivamente oppure modificare i valori di y quindi del codominio a questo livello. Quindi un altro aspetto che curo a questo punto è modificare qui il numero facendo partire il codominio da un numero diverso da 0. In questo modo evito qualsiasi errore annullamento del prodotto o errori simili. Quindi creo uno slider da 3, mettiamo. Poi vado a collegare questo valore con node size. E poi vado a collegare scusate, vado a collegarlo in size point. E poi vado a collegare, ho fatto bene, scusa, collego node size e poi i punti invece gli do come size point. Ecco, mi ha ingannato che diventava rosso. In realtà ho dato l'intensità, quindi intensità, qui potrei chiamarlo ampiezza del nodo, l'ho dato sul secondo input. E i punti ordinati rispetto alle z l'ho dato nel size point. Quindi adesso semplicemente vediamo che con questo tramite questo graph mapper possiamo andare a modificare la distribuzione delle grandezze. Chiaramente alzando i valori nella zona a sinistra si vanno a aumentare le dimensioni dell'oggetto nella parte bassa, aumentando nella zona destra si vanno ad aumentare le dimensioni dei nodi nella parte alta. Lo vediamo meglio con un altro tipo di grafico, questo lineare, per cui vedete se io alzo nella parte destra mi si ingrandisce la dimensione dei nodi nella parte superiore. Se io invece alzo la parte sinistra, mi si ingrandisce la dimensione dei nodi nella parte inferiore. Adesso, per visualizzarlo meglio, creo una custom preview. Ed ecco il mio oggetto. Che può variare parimetricamente in base sia a questo graph mapper che ai parametri che abbiamo settato precedentemente, tra cui le divisioni. Quindi se volessi maggiori divisioni posso farlo, sostituisco a 10 uno slider pari a 20 e vedete che l'effetto è come di una superficie chiusa nella parte inferiore e che si va gradualmente ad aprire nella parte superiore. Vedete che se abbasso, chiaramente si vanno a ridurre, diciamo il diametro aumenta proporzionalmente, linearmente, dalla parte, in questo caso dalla parte, bassa alla parte alta, ottenendo questo effetto di progressiva apertura. Allora, se il tutorial vi è piaciuto, avete ritenuto interessante, potete iscrivervi al mio canale e mettere mi piace e accendere la campanellina. Buona giornata e buon lavoro.